Un autore a 360 gradi, un autore che ha una fan base molto forte, che lo segue qualunque cosa faccia. Perché? Perché grande talento, grande espressività, un grande tre chiacchiere con. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Tre Chiacchiere con. Oggi siamo con Giulio Magaglione, grazie mille per aver accettato. Grazie a te, Manuel. Ciao a tutti. Allora, intanto sono un po' dispiaciuto perché 2 o 3 giorni fa avevo preso questo, che sarebbe Ah. dovuto arrivare un paio di giorni fa. Quindi ho detto, me lo leggo e arrivo preparato. Invece non ci siamo incrociati con il Corriere di Amazon, che è venuto 2 volte nel quarto d'ora che era uscito, e quindi mi è arrivato stasera praticamente alle 7:30 e ho letto 5 pagine, quindi non Vabbè, sono dai, meglio, ancora. sarà una sorpresa. Esatto, non sono ancora preparato. Sta avendo un successo enorme, Scirocco. Sì, è andato molto bene, è stato ristampato dopo praticamente 3 mesi dalla prima tiratura, e adesso è appena uscito in Francia. A giugno partirò per un mega tour di promozione in Francia, toccherò un sacco di città, quindi sono molto contento. Che bello. Sì, anche perché dopo questi anni capirei che c'è anche bisogno di rincontrare il pubblico Esatto. e capire che non si Esatto. lavora per se stessi soltanto, ma anche per qualcun altro, ecco. È vero, è vero. Ma facendo un passo indietro, poi magari anzi, sicuramente ci torniamo a Scirocco. Io leggevo do dove sei nato, dove ti sei trasferito, ma diciamo il percorso tuo artistico parte da Bologna, Sì, cioè nel senso sicuramente. probabilmente è disegnato sempre, però se ti sei spostato poi a Bologna è proprio perché c'era questa intenzione di. Sì, mi sono spostato a Bologna proprio perché quando io ero ragazzino mi sono reso conto che tutti gli editori dei fumetti che leggevo erano a Bologna, Cappa Edizioni, Coconino, Black Velvet, eccetera, eccetera. E soprattutto la Cappa, che poi era l'editore al quale puntavo, quello con il quale poi ho debuttato. Era Bologna e io in realtà ho provato addirittura avrei voluto nelle mie intenzioni finire le scuole superiori a Bologna per essere Ok. già qui. E infatti avevo preso contatti con la Cappa già a 16 anni, e poi per fortuna in realtà ho finito le superiori a Palermo e mi sono trasferito subito dopo la fine. Nel frattempo, peraltro, tentavo i concorsi di Mondo Naif, Ottotavolo per Mondo Naif, che era un concorso nel quale in 8 pagine reinterpretavi una storia che era apparsa sulla rivista. Ok. Ok. Io ho partecipato all'ultimo anno di superiori con una storia inedita, in realtà, perché quell'anno avevano aperto il concorso anche storie inedite. L'ho vinto e da lì poi è partito il mio percorso. L'avventura. E le superiori erano già tipo liceo artistico o ancora non c'era? Io ho fatto un istituto d'arte a Palermo, che peraltro Ah, ok, era in quindi. un condominio. Erano Ok. proprio strutturalmente i primi 3 piani di un condominio. Per cui capitavano queste situazioni surreali, nelle quali noi facevamo matematiche, nel balcone di fianco c'era la casalinga che stendeva i panni cantando Laura Pausini, cose È così. bellissimo però. È stato divertentissimo. E certo, è bellissimo davvero. Quindi praticamente questa voglia di disegnare, di puntare ai fumetti c'era da subito. Sì, Perché, guarda, io superiori. ricordo esattamente il momento nel quale io ho deciso che avrei fatto i fumetti. Avevo 11 anni e iniziai a leggere i primi manga. Io fino a quel momento avevo letto per lo più fumetti della Disney, della Warner Bros. Ok. Avevo sempre disegnato sin da bambino, ma non ero cosciente di quanto i fumetti fossero forti, nonostante in realtà già li facessi, perché comunque sin da piccolissimo disegnavo spesso delle sequenze, riempivo le vecchie agende di mia mamma di storielle che andavano avanti anche per tante pagine, però non mi ero reso conto proprio del fumetto come mezzo d'espressione. Ero patito di tutti i cartoni animati giapponesi che passavano tra gli anni 80 e i 90. Quando iniziai a leggere i primi manga, poi il primo manga fu Sailor Moon nel 95. Allora lì arrivò la folgorazione, decisi che mi Voglio sarei fare questo. trasferito a Bologna. Avevo 11 anni. Ok, ma e quindi a casa che cosa hanno detto? Cioè, nel senso, uno dice, guarda, io voglio fare questo.
Ma guarda, i miei genitori hanno sempre appoggiato il fatto che disegnassi, sono sempre stati contenti di questa cosa. Se tanto poi gli Ovviamente, passerà. probabilmente sì. Ci hanno anche provato a farmi fare delle scuole che non fossero a indirizzo artistico. Io ho fatto un anno di classico che è stata una bruttissima esperienza per me e per i miei genitori. Però sì, cioè, devo dire che l'ho sempre fatto in maniera abbastanza seria, nel senso che molto spesso, anziché uscire a giocare, io stavo a casa a disegnare perché volevo fare le mie storie. Quindi devo dire che sin da ragazzino, sin da molto piccolo, ho dimostrato un approccio anche abbastanza metodico e un impegno considerevole. Professionale. Sì, i miei non dico che non ci abbiano provato a mettermi i bastoni tra le ruote, soprattutto mio papà, che è una persona molto più pragmatica e concreta, che pensa allo stipendio prima che ai sogni. Mia mamma invece mi ha appoggiato di più, quindi dai, si sono Si controbilanciati. sono bilanciati, esatto. Poi devo dire che comunque anche mio papà, quando ho iniziato a vedere i primi risultati tangibili, ha ceduto si è Certo. rassegnato, ha smesso di mandarmi le mail con i concorsi pubblici, eccetera, eccetera. Ok, e quello è un segnale importantissimo. Eh sì, Quello è ha il segnale. Dice: quando hai capito? Quando capito che mia era un moglie ha lavoro pubblicato vero. in Francia? O dice, no, quando mio padre ha smesso di mandarmi le mail, lì ho capito di avercela fatta, non quando ho pubblicato in Francia. Questo potrebbe essere un termometro diverso di Esatto. capire questa cosa, insomma. E quindi trasferito a Bologna e finita l'Accademia di Belle Arti, subito dopo o già comunque il concorso Naif di K Edizioni era durante o subito dopo? No, il concorso l'ho vinto contemporaneamente alla maturità. Ah, ok, E perfetto. quindi mi sono iscritto all'Accademia Bologna in pittura, in realtà, proprio perché volevo fare anche altre cose parallelamente. Poi l'Accademia di Bologna aprì la prima sezione, che credo che sia tuttora l'unica in Accademia di fumetto. Cioè ci sono tantissime scuole private di fumetto, ma credo che quella sia l'unica in Accademia di Belle Arti. Per cui praticamente io avrei potuto scegliere al secondo anno di slittare al corso di fumetto, ma gli insegnanti del corso di fumetto erano i fumettisti della K, gli sceneggiatori della K, quindi loro stessi mi dissero: Giulio, cioè, tu stai già lavorando con noi, non c'è bisogno, cioè, continua a fare pittura. E Continua, io certo. per cui mi sono mosso parallelamente per qualche anno tra i fumetti, i primi fumetti e la carriera da artista, famiglia, tra musei, gallerie, eccetera. Ma poi mi sono reso conto che non era un mondo nel quale stavo a mio agio, ecco. Il fumetto è più genuino come ambiente. Cioè, quando poi ho fatto le prime fiere, mi sono reso conto di come la gente fosse non soltanto curiosa di me, ma curiosa del mio lavoro, come ci fosse uno scambio più spontaneo e diretto, piuttosto che esporre in musei e gallerie, dove c'è sempre una situazione più di mondanità, per cui l'interesse non è tanto per la tua arte, ma quanto perché sei sotto un riflettore, allora le gazze ladre vogliono un po' della tua luce. È vero, è vero. Poi c'è sempre un rapporto più distaccato tra l'artista che dipinge e il suo pubblico che non tra Certo, il certo. fumettista e i suoi lettori. Comunque io ho iniziato anche a pubblicare fumetti quando nasceva Facebook, quindi da subito, dalla prima look col primo libro, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo Stiamo parlando di mezzo. Ofelia? No, il primo No. romanzo a fumetti che ho pubblicato era The Fag Gag, che The era pubblicato da Fag Gag K, 2008. scritto da Massimiliano De Giovanni. Ne ho fatti due con lui che Ok, erano e anche collegati. innamorarsi a Milano? Esatto, Ok, esatto. perfetto. Molto immaturi, io ero ancora assolutamente un bambino, però è stata comunque una bella palestra, perché comunque lavorare subito su sceneggiature altrui, con dei testi peraltro impegnativi, perché erano personaggi che parlavano tantissimo, era un fumetto scritto un po' come dire, guardavo un po' alle commedie americane brillanti, per cui tanti dialoghi fitti, insomma, era un bell'esercizio. Ok, ma quindi diciamo la prima emozione di pubblicazione qual è stata? Il concorso? Il concorso, sì, la storia con la quale ho Ok. vinto il concorso, che era una storia di 8 pagine che si chiamava Morten, è stato il primo fumetto pubblicato a livello nazionale.
Quindi è stata lì la più forte d'emozione, o il primo, perché poi il primo invece tuo scritto e disegnato da te invece è Ofelia. E sì, quindi, sì, sì. Qual è stato più emozionante? Il primo completo tuo? È difficile dirlo, anche perché Ofelia l'ho prima serializzato online. Eh sì. Quindi erano anni nei quali comunque gli editori non se la passavano bene, perché c'era la crisi del 2009-2008 che ha un po' colpito tutto, quindi Cap Edizioni ha chiuso e io mi sono trovato senza editore, e per cui ho iniziato a disegnare Ofelia e pubblicarlo a puntate online, e online Ofelia si è fatta un bel seguito di persone super affezionate che proprio mi facevano sentire l'affetto. Quindi quando poi è uscito il volume, che è uscito nel 2013, c'era già un pubblico per Ofelia però, come dire, lo conoscevo già, ecco. Quindi sì, sicuramente è stata un'emozione fortissima, anche perché, pur con tutte le sue ingenuità, era un fumetto che si faceva voler bene. E tuttora mi scrive tanta gente chiedendomi ristampe, chiedendomi sequel. Comunque un personaggio che ha colpito in qualche modo, è entrato, ha fatto breccia, ecco. E quindi è stata una bella prima volta da scrittore, da autore completo. Sì, con un libro peraltro che comunque era di, adesso non ricordo di preciso, ma più o meno 180 pagine di fumetto a colori, quindi insomma anche Anche una bella fatica. Esatto. Esatto. Però era una fatica che è nata piano piano, perché Sì, se tu l'hai, considera quindi. che comunque ci ho lavorato mentre studiavo, mentre facevo altre cose, anzi no, lavoravo già, facevo un lavoro d'ufficio che non c'entrava nulla con i fumetti. Per cui è andato avanti per 2 o 3 anni, se non sbaglio, Quindi diciamo online, per poi. 2010, 2013 e poi 2013 pubblicato. Esatto. Ok. E tu hai notato dei cambiamenti? Cioè, secondo te ci sono stati dei cambiamenti dall'inizio e alla fine di Ofelia? Perché Sì, ma io li in 3 notavo anche anni. dalla prima all'ultima pagina di una storia di 10 pagine, Ok. cambiamenti. Poi io sono molto critico col mio lavoro, quindi faccio una tavola, l'indomani la guardo e la rifarei di sana pianta. Purtroppo Dice, è per un fortuna ci aspetto sono con le il quale devi scadenze. imparare a convivere, altrimenti non vai avanti. Quindi ti salvano le scadenze, che Esatto. alla fine È dicono, vabbè, comunque fammi la consapevolezza ritoccare. che la perfezione non esiste, e quindi ogni tanto bisogna accettare anche i limiti e gli errori. Esatto. Dice, il meno peggio. Dice, alla fine mi ha contento di quello meno peggio. E tra l'altro poi anche Ofelia è stato pubblicato in Francia dopo. Sì, l'anno dopo è stato Esatto. pubblicato in Francia. È stata E come ti... la prima pubblicazione fuori d'Italia. Esatto, e come è stata anche quella un'emozione, una tappa importante, insomma, perché poi Sì, la Francia che, certo. diciamoci. Allora, io non sono andato in Francia per la promozione di Ofelia, per cui è stato tutto a distanza. Però anche lì, anche da lì, comunque ho ricevuto queste mail bellissime di gente profondamente toccata, dei messaggi veramente emozionanti. Ma devo dire che negli anni mi rendo conto che quasi per tutti i libri ho dei riscontri emozionanti. C'è comunque un pubblico che cresce, ma che comunque è attento e si affeziona proprio ai miei fumetti. Questa è ovviamente la soddisfazione maggiore, al di là dei riscontri economici. Certo. Entrare nelle vite delle persone è la cosa più bella, io sono molto grato di questo. Beh, ma anche perché se tu fai questi fumetti e racconti queste storie, dai una parte di te, e quindi al di là del Certo. riscontro economico, se viene recepita è la soddisfazione più importante. Insomma, cioè io lancio una voce, se la voce viene raccolta, vuol dire che l'ho lanciata bene, vuol dire che comunque ho trasmesso un messaggio, emozioni. Però dico, l'arrivare in Francia già subito cioè è un bel traguardo, insomma, nel senso c'è gente che ci prova per anni, insomma. Quindi secondo te perché? Perché è stato un momento, un'occasione, o perché il tuo fumetto è comunque più esportabile magari sul mercato francese? È un modo di raccontare, di disegnare che è più vicino magari al mercato francese? Guarda, credo che in Francia abbiano accettato prima di noi l'influenza dei manga. Pur avendo una tradizione fumettistica abbastanza forte, più forte della nostra in realtà,
hanno accettato la contaminazione stilistica del manga prima di noi. La prima volta che io sono andato in Francia in libreria e mi sono dato un'occhiata attorno, mi sono reso conto che tanti autori francesi, anche affermati, avevano delle forti influenze di disegno manga. In Italia questa cosa è arrivata un po' più lentamente e me ne accorgevo anche con Ofelia, a dire Forse il sta ancora vero. arrivando. Ma adesso credo che ormai sia una cosa abbastanza sdoganata, cioè qualsiasi persona sotto i 30 anni che disegni, disegna praticamente in stile manga o quasi. E anche tante Sì, però. persone come me cresciute tra gli anni 80 e 90 comunque hanno delle fortissime influenze. Però nei primi anni c'era una forma un po' di snobismo, per cui se disegnavi con uno stile vagamente manga, comunque qualcuno ti guardava un po' storto, ecco. In Francia credo che questa cosa sia stata superata abbastanza in fretta. Magari poi ci sarà stata anche lì la parte conservatrice, diciamo. Però il Questo mercato sicuro. era sicuramente già aperto a stili di disegno e di racconto di ispirazione più orientale, per cui Ofelia sicuramente si inseriva in quel filone lì. E Quindi tu, avevi quindi. capito tu qualcosa prima degli italiani? E quindi, cioè, eri un pezzetto avanti e quindi. Ma non mi voglio vantare, certamente io sono cresciuto con quelle cose là, quindi vuoi o non Certo. vuoi, poi per Però sai che carità. quando c'è un'area di cambiamento e c'è chi l'annusa e la segue, la capisce, e c'è chi non ci riesce. Cioè è una questione di Sì, intuito, ma di. per carità, poi magari sono resistente ad altri cambiamenti e non mi voglio vantare di nulla. Per esempio, adesso c'è una corsa un po' alla ricerca stilistica, un certo tipo di ricercatezza e di, come dire, altezza del fumetto, che io vedo un po', come dire, non l'accetto tanto perché la vedo un po' come come un complesso di inferiorità. Il fatto di dover a tutti i costi riscattare il fumetto da se stesso la vedo una cosa un po' triste, per cui il fumetto per me può essere tantissime cose, può avere tantissime forme, quello che mi interessa è raccontare delle storie, come riesco a raccontarle, poi il resto, cioè, non ho intenzione di, non cerco di arrivare ad altre cose, quello che faccio lo faccio del tutto Certo. spontaneamente, senza troppi scopi stilistici, intellettuali o chissà cosa. Ho E voglia di questo raccontare una storia e la racconto. secondo me che arriva al pubblico, che non c'è Sì, finzione, probabilmente cioè che sì. non stai cercando di adesso faccio l'opera, io racconto una storia che mi sento e poi se lo sto facendo bene, l'opera decide il pubblico e decide, è l'opera che si alza da sola e che si trova un suo posto più o meno alto nella cultura fumettistica. Certo. Quindi non è. Non, secondo me questo vale nel cinema, vale in qualunque altra cosa. Cioè, quando tu parti per fare il capolavoro, magari spesso non ci riesci. Quando tu parti per raccontare una tua storia, magari interiore, una tua storia che vuoi raccontare, che vuoi trasmettere, poi automaticamente, se sei bravo, ovviamente, perché poi non è che tutti ci possano riuscire. E quindi, però, se Sì, sei bravo, guarda, poi ci. se c'è un concetto che inseguo è la genuinità, la sincerità. Tutto il resto. Non mi faccio troppe domande. E questa paga sempre, secondo me, almeno io da fruitore, secondo me paga Sì. sempre. Perché il lettore non si sente preso in giro, non si sente, cioè non pensa che dietro ci sia un artefatto, eccetera, eccetera, ma capisce che diventa un modo di Sì, comunicare ecco, con l'autore. in determinati contesti, magari un fumetto come Ofelia, dall'aspetto così pop, anche la scrittura così pop, così facile, magari viene visto un po' di malocchio perché non sembra una cosa impegnata, ecco, quando in realtà poi io ho ricevuto delle mail veramente forti da gente che aveva letto quella storia lì, perché pur nella sua ingenuità, nella sua semplicità, evidentemente è arrivata dove doveva arrivare. Esatto, è questo che dico, poi decide il pubblico se tocca, se non tocca, se è importante, se è alta, se invece questo è l'ultimo, l'unico metro di giudizio, secondo me, assolutamente. E dopo Ofelia è stato più facile o più difficile? Dopo Ofelia ci sono stati 2 anni di seria difficoltà, perché, come ti dicevo, erano gli anni della crisi economica, per cui gli editori chiudevano a vista d'occhio.
ho fatto un altro fumettino che era uno spin-off di Ofelia che si chiamava I colori del vicino con un Sì. piccolissimo editore che era Rembooks, ma anche lì era una tiratura di non so 1.000 copie che è sparita nel giro di pochi mesi e non è più stato ristampato. Poi finalmente sono arrivato alla BAO che è stata un po' la rinascita, fammi dire, perché comunque diciamo che ha raccolto tutti quegli autori che erano rimasti orfani di editori come cappe edizioni, praticamente. Poi ovviamente si è allargata, si è consolidata anche sotto, anche con altri titoli e con altri filoni. Però ecco, tutti quegli autori della mia generazione che avevano un'influenza manga nel disegno, che raccontavano storie più quotidiane, hanno ritrovato una casa con la Bao Publishing. E quindi da lì poi è partita una collaborazione che tuttora va avanti e frutta perché i libri si vendono, continuano a esistere dopo tanto tempo. Il mio primo libro con Bao, che si chiama Basilico, anche quello è stato ristampato, è un libro che comunque a distanza di ormai, cosa sono, 6 anni, continua a vendere, continua ad andare bene, è stato tradotto in Francia, e in Francia è andato molto bene, quindi insomma, quando vedi che un tuo libro vive, e non sparisce dopo i primi 2 mesi, sicuramente capisci che l'editore lavora bene. E soprattutto capisci che la storia non è una storia legata al momento, ma è una storia che può essere letta in vari momenti, anche dopo anni, e che quindi rimane valida anche dopo anni. Tra l'altro, mentre tu parlavi, pensavo che la Bao ci ha visto lungo ad andare a raccogliere. Sì, ma guarda, ma semplicemente perché comunque i gusti sono affini. Quando io parlo con Caterina Marietti della Bao, ci rendiamo conto che le nostre letture, coincidono, da adolescenti coincidono per il 90%. Quindi, insomma, siamo figli delle stesse cose, per cui, Parlate lo credo stesso che dipenda linguaggio. tutto da quello. Certo, assolutamente. Ma invece l'esperienza americana con Boom Studios è prima della Bao o eri già in Bao? Ero già in Bao, Ok. però in realtà è stata una cosa del tutto parallela e tuttora io mi chiedo come sia potuto succedere, nel senso che di preciso io non so come loro siano arrivati a me o come io sia arrivato a loro. È stata una cosa un po' articolata e ho un'ipotesi della quale un giorno forse avrò conferma, oppure no. E qualche anno prima dell'uscita di Alice from Dream to Dream, il libro che ho fatto con Sì. Boom, io mi trovavo in America in quel periodo perché ci ho vissuto per un anno e mezzo Ah, e sono andato ad un piccolo festival di fumetto a Columbus, in Ohio. Lì ho incontrato Craig Thompson, autore di Blanket, di tantissimi fumetti famosissimi, che è stato super carino con me. Ha visto il progetto di questo fumetto, si è entusiasmato un sacco e mi ha detto: "Ah, guarda, dammi il tuo biglietto da visita perché in Boom cercano prodotti simili." Io ovviamente gli ho dato il biglietto da visita, ma poi non l'ho più sentito né visto, non ho più saputo niente, quindi ho detto: "Ma chissà." Nel frattempo però ho mandato il progetto di questo fumetto ad Arcaia. Arcaia è un'etichetta minore di Boom Studios. Siamo Ok. stati in trattativa per pubblicare questo fumetto per praticamente un anno. E dopo quest'anno, io nel frattempo sono tornato in Italia. Dopo quest'anno mi dissero: "Guarda, abbiamo un po' studiato i nostri piani editoriali per i prossimi anni e questo titolo non c'entra molto con quello che faremo. Quindi lo passiamo a Boom Studios." Quando mi dissero questa cosa, io dissi: "Vabbè, sì, figuriamoci se Boom Studios guarda me, cioè hanno titoli giganteschi." E invece la cosa andò avanti con Boom Studios. Invece ti stavano aspettando. Mi stavano aspettando, è stata un'esperienza bellissima perché la lavorazione è stata stupenda, nel senso che ci ho lavorato come se fosse una serie, per cui ogni 2 mesi facevo un capitolo. E ho voluto ai colori Giulia Dragna, che è una mia amica, una fumettista straordinaria che ha interpretato i miei disegni col colore in modo fantastico, arricchendo tantissimo le tavole. E quindi è stata una lavorazione super piacevole, leggera proprio, ma divertente, molto molto bello. Peraltro,
ci lavoravo contemporaneamente a Stella di Mare, il mio secondo libro per Bao. Okay, per Bao. E sono due storie e due libri totalmente diversi. Uno è, cioè, quello americano era molto pop, teenager, molto allegro, leggero, cioè allegro a tratti, però insomma leggero, mentre Stella di Mare è una roba più intimista, con uno stile grafico un po' più ricercato, più intimista se vogliamo, e anche proprio l'approccio grafico era totalmente diverso. Io mi ricordo che praticamente quando lavoravo a Elis mi riposavo da Stella di Mare, perché Stella di Mare era durissimo. Ok, era il divertimento, esatto. Nelle pause, ok. Esattamente, tra l'altro, quello per Boom Studios è stato nominato dalla New York Public Library tra i best book for teens di quell'anno. Sì, 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 è stata una bella soddisfazione, anche perché c'erano dei titoli pazzeschi. Quindi, insomma, anche lì un'altra grande soddisfazione, insomma. Quindi poi un altro sì, mercato. Sì, sì, poi mi hanno invitato al Comic Con di New York quell'anno, e anche lì io mi sentivo un pesce fuor d'acqua, perché arrivavo io, l'italiano sconosciuto, in mezzo a Power Rangers, titoli giganteschi, e invece il libro ha fatto sold out, quindi... Sì, è certo. No, e quindi anche lì hai toccato con mano che c'era un riscontro e un affetto del pubblico, di chi l'aveva letto. Sì, 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 sì. Quindi, anche lì messaggi bellissimi. Guarda, io devo dire che la cosa più bella del fare fumetti è proprio capire poi come sono entrati nella vita di chi li ha letti, perché per me è un privilegio. Cioè non è scontato che tu racconti la tua storiella, perché c'è bisogno di raccontarla e venga percepita da qualcun altro in maniera così forte, così... sincera. E certo, no, quello che sì, dicevamo prima, secondo me infatti è il miglior risultato in assoluto. E quindi Stella di Mare in contemporanea con Alice, ok, sì. Esatto, infatti li da tutte e due lo stesso anno. E poi c'è stata Una mattina qualunque. Sì, no, le autoproduzioni erano già iniziate in realtà. Ah, ok. Anche okay. Lì parallele. E la prima autoproduzione è stata alla fine dell'estate, che ho fatto dopo Basilico, quindi nel 2016. Scritto e disegnato in un mese, era il primo esperimento di disegno digitale, quindi cioè, fino a quel momento avevo lavorato su carta, dalla fine dell'estate ho lavorato in digitale proprio per velocizzarmi. E siccome io non sono uno bravo a studiare i programmi, sono abbastanza capra, o mi butto lavorando oppure non lo faccio mai. E quindi mi sono detto, facciamo direttamente un fumetto in digitale. Ed è nato la fine dell'estate. Poi era una storia, insomma, esile di 20, 25, 26 pagine, mi sembra. Quindi nulla di particolarmente impegnativo, però è stato bello perché è stata una lavorazione super veloce che poi mi ha dato dei frutti enormi, perché io di quel fumetto ne ho stampate tantissime centinaia di copie e l'ho portato in giro per le fiere per tanti anni, ed è stato un fumetto che la gente ha accolto con tantissimo entusiasmo. Uno è portato a pensare che lavori con un editore grande, quindi l'autoproduzione vende perché lavori con l'editore grande. In realtà sì, questo indubbiamente, avevo già un mio pubblico, però è successo anche il contrario, è successo che gente che mi conosceva con le autoproduzioni poi andasse a cercare i miei libri per Bao. Esatto, quindi sì, Quindi c'è una stato un travaso bellissima da una esperienza. all'altra. Sì. Certo, ma io ho ragionato molto su di te e sono arrivato alla conclusione, ovviamente, quella che ovviamente tu saprai, che la gente segue te, non segue l'editore, non segue con chi pubblico. Cioè, tu sei riuscito a fare quella cosa che non tutti gli autori riescono a fare, cioè ad essere tu. Cioè, loro vogliono l'ultimo lavoro di Magaglione. Non vogliono l'ultimo della Bao o l'ultimo. Questa è una cosa, secondo me, un grandissimo risultato e un livello autoriale molto alto. Grazie, guarda, non ci ho mai riflettuto in realtà. Sicuramente lavorare con Bao ti dà tanto, nel senso che Nulla, no, comunque senza è nulla un togliere editore che nel giro di all'editore, eh. una decina di anni è riuscito a imporsi e a ritagliarsi una fetta di pubblico gigantesca, è super affezionata.
Quindi sì, indubbiamente, cioè io comunque ho lavorato con tanti altri editori e le cose vanno bene. Però comunque noto che il pubblico è affezionato alla BAO, quindi sicuramente il fatto di lavorare con loro ti rende le cose più facili in un certo senso. Questo sicuramente, e tra l'altro fa dei prodotti ottimi, sia di qualità con proprio tecnica che nella scelta degli autori. Quindi tu sai che se c'è in mano un prodotto BAO è un prodotto ottimo sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista tecnico. Questo indubbiamente. Però ripeto, anche amici che hanno canali YouTube, gente che parla di fumetto, quando parlano, parlano di te come autore. Capito? E quindi la storia di Magaione, il fumetto di Magaione, e questo secondo me è un uscire dalla serialità, dall'autore, scusa, dall'editore, che fa sì che tu sia l'autore da seguire. E questo, ripeto, Sì, non sono in forse dipende anche tantissimi dal fatto che che lo comunque ho possono sempre fare. lavorato su titoli miei, cioè nel senso ho lavorato anche a delle serie, però i miei titoli più importanti sono sempre stati graphic novel, romanzi, quindi probabilmente farsi conoscere col proprio nome anziché lavorare in uno staff più grande sicuramente ti aiuta in questo. È vero, però secondo me c'è chi si affeziona al tuo modo di disegnare, di raccontare e poi, come se uno segue, non lo so, il suo cantante preferito, quando esce il nuovo album lo compra a prescindere. Poi lo ascolto e decido se mi piace. Però se io seguo te, quando esce il nuovo fumetto si prende perché è suo. Io Guarda, ho notato non ci avevo questa mai riflettuto sensazione. perché anch'io sono, cioè, anch'io mi affeziono agli autori, li seguo in quanto autori, quindi non ci ho mai riflettuto, però mi fido del tuo giudizio. Questa è la sensazione che ho avuto parlando, ripeto, con tanta altra gente e c'è questa cosa di dire, ah, è uscito l'ultimo di, senza parlare per chi è l'autore, chi è l'editore, eccetera, eccetera, ma aspettando la tua ultima creazione proprio perché è la tua. E questo, secondo me, ripeto, è tanta roba, insomma, è uno step in più che non tutti fanno, insomma, e questo secondo me poi è riscontrato anche dal fatto che poi si pubblichi all'estero, quindi fa parte tutto, secondo me, di un meccanismo di narrazione che poi rimane impresso, che poi rimane a cui uno si affeziona. L'ultimo Sì, film poi di ho lavorato senza sosta per 10 anni, cioè non sono mai sparito. Quindi certo, probabilmente eh beh, a forza certo. di tartassare i lettori qualche frutto l'ho colto. Anche la continuità paga, questo sicuramente. E quindi dicevamo, la fine dell'estate, Allora, fine dell'estate, che era il nel buio tra gli 2016. alberi. Nel 2017 ho fatto un'altra autoproduzione che era un esperimento horror e si chiama Ok, Nel buio tra gli alberi. tra gli alberi. È una storia teen che strizza l'occhio ai film anni 80, da It ai Goonies, tutto quel filone lì, un po' la Stranger Things come operazione. E anche lì era un esperimento tecnico perché era la prima storia che facevo su Clip Studio, che è il programma che uso attualmente per fare i fumetti. Clip Studio era un programma del quale sentivo parlare benissimo, ma avevo paura ad approcciarmi, e quindi anche in quel caso mi sono detto: o ci faccio un fumetto, o non lo farò mai. E quindi direttamente mi sono buttato e ho fatto Quindi il questa tuo storia. training nei nuovi programmi è farci un fumetto. Sì, Ok, sostanzialmente sì. Perché ok. se devo studiarli non lo E faccio, quindi mi butto il fumetto e lo devo portare a termine, quindi a questo punto vado. lo devo Esatto. imparare per forza. Ok. E quindi quello 2017, 2018 Elis in America e Stella di Mare in Italia, e 2019 Una Una mattina mattina qualunque, qualunque, esatto. che è un'altra autoproduzione con protagonista e il protagonista della fine dell'estate. Sono due storie in realtà scollegate, però con lo stesso protagonista. E anche in quel caso è stata una lavorazione particolare perché ero stato in Giappone nelle settimane precedenti, ero sotto jet lag, per cui io in 10 giorni mi svegliavo alle 4 di mattina, mi mettevo a disegnare, ho fatto quel fumetto in 10 giorni. Ah, Così, qui abbiamo per cui. ridotto prima un mese, adesso 10 giorni, quindi Sì, si riducono esatto. i tempi. Ok. Ed era la prima volta in Giappone? Era quello là, era il primo viaggio. Sì, nel 2017 era Ok. stato il primo viaggio, Quindi uno 2019 torna anche pieno di. il secondo, no, era il secondo Ok, viaggio. Ho fatto due viaggi in Giappone.
uno in primavera, l'altro in inverno, siamo andati proprio agli opposti, petali di ciliegio e neve. Dai viaggi in Giappone poi è nato Fucking Sakura, che è il fumetto che è uscito per Panini, in due volumi, 2020. 2021 Scirocco, che è l'ultimo libro con Bao, che adesso è appena uscito in Francia, e basta al momento. Ma dai viaggi in Giappone è aumentata questa influenza del Giappone sulle tue opere, o c'era già ed è rimasta costante? C'era già sicuramente. Devo dire che mi è tornata la voglia di leggerli, i manga. Nel senso che per tanti anni avevo smesso, non riuscivo più a seguirli, non li trovavo interessanti i manga nuovi, cioè se leggevo rileggevo quelli degli anni 80, 90, 70, ma non riuscivo a leggere quelli contemporanei. Mentre mi è tornata molta voglia di leggerli, ne sto leggendo tanti ultimamente probabilmente mi muoverò graficamente anche ancora di più verso quella direzione là. Notavo in questi giorni che le librerie di varie ormai hanno dedicato tanti scaffali ai manga, i manga stanno facendo dei numeri da capogiro negli ultimi 2 anni. Pochi giorni fa passavo davanti alla Feltrinelli in centro a Bologna e una vetrina esterna era dedicata ai manga e mi dicevo, Quando se io arrivi da Milano, due ragazzino vetrine. Se io da ragazzino avessi saputo questa cosa, avrei pianto di felicità. Io da ragazzino dovevo andare in edicola, in mezzo ai giornali di porno, e cercare delle Esatto. storie assolutamente ingenue, ma passare per un maniaco sessuale. Esatto. No, è bellissimo vedere che finalmente hanno avuto il loro riscatto culturale e sociale, Però perché molti tuoi comunque. colleghi sono molto spaventati da questa cosa. Ma io no. Io No, la io lo vedo una so. cosa. La vedo una cosa assolutamente positiva, nel senso che è più facile che un ragazzino compri un manga perché magari ha il traino degli altri media, dei cartoni animati, dei videogiochi, e Degli perché amici. come? Degli amici. Degli amici, ma soprattutto, diciamocelo, il manga ha un prezzo di copertina più contenuto rispetto a un libro. Certo. Però non è detto che il ragazzino poi crescendo, non, avendo delle possibilità economiche un tantino diverse, non possa permettersi di comprare dei libri. Io ho fatto così. Io sono cresciuto leggendo manga che all'epoca costavano 3.500 lire, 5.000 lire quando erano quelli più grossi, e adesso spendo una fortuna in fumetti di altro genere. Quindi insomma, per me è comunque un buon segnale. Finché la gente spende in libri, ecco, Masakazu Katsura. Questo è proprio del anni 90, insomma, questa è la collezione di mia moglie e quindi siamo proprio in quelli classici Guarda, in cui. quello in realtà è il fumetto che me lo ha fatto abbandonare, Katsura. Ah, ecco, perfetto. Beh, io era il più vicino, era il più Non mi è vicino. piaciuto quel Ok. fumetto lì, quindi è stato Ok. l'ultimo suo che ho letto. Però mia moglie ce n'ha una libreria degli anni 90, io li ho scoperti, i manga li ho scoperti 4-5 anni fa con lei e ci sono arrivato tardissimo ai manga. Però cioè io penso sempre che il ragazzino che entra in fumetteria o in libreria e comincia a leggere, che sia manga, che sia una qualunque cosa, è una cosa positiva. Anche perché se è un lettore lo puoi portare a qualcos'altro. Se Esatto. non è un lettore a 30 anni, non gli puoi dire adesso comincia a leggere, l'hai perso, o è difficilissimo poi portarlo a leggere. Certo. Quindi questa Certo. crociata, o questo terrore nei confronti dei manga non lo capisco, insomma. No, nemmeno io, ripeto, per me è una cosa assolutamente positiva. Esatto. Tra l'altro, se pensi che i manga stiano vendendo molto di più del fumetto italiano in alcuni ambiti, allora. Cioè, non demonizzare il manga, chiediti che cosa puoi fare tu per combattere, o cioè per competere con i manga. Secondo me è una questione di storie, è una questione di linguaggio. Cioè il manga è più vicino ai ragazzini, è più vicino ai Sì. 13-14 anni di una storia, anche di un Dylan Dog che comunque all'epoca era molto dirompente, oggi è visto magari un pochino più come una cosa Sì, guarda, è trash. lo stesso discorso che si può fare per la musica. C'è chi vuole la musica
pura espressione artistica e quindi intoccabile, c'è chi invece accetta il fatto che la musica si possa contaminare, attualizzare e quindi raggiungere un bacino d'utenza più grande. Poi sta anche all'autore decidere se vuole stare in un mercato più commerciale, e commerciale non vuol dire scadente per quanto mi riguarda. Certo. C'è chi invece preferisce muoversi nella nicchia, rispettabilissimo, sono scelte. Ecco, l'importante è non giudicare per queste scelte, sono entrambe scelte assolutamente lecite e rispettabili. Esatto, anzi, usarle come stimolo per fare sempre meglio. Sì, Questo sì. è il discorso. Che E poi noi quindi parliamo di manga come se il manga fosse un prodotto, ma manga sono migliaia di prodotti diversi, e tra le questo è il pagine problema. di un manga si trovano tantissime cose diverse, per cui Da Demon Slayer a è come Taniguchi parlare c'è di un Europa abisso. come se fosse un unico stato. No, cioè sono Esatto, tanti stati esatto. diversi, ognuno con la sua cultura, e sicuramente ci sono delle cose in comune, ma sono linguaggi e modi di vivere diversi. È un po' lo stesso Ma discorso. dopo una certa età, chiunque, molti di quelli che parlano di manga sono convinti che i manga siano tutti battle shonen, capito? Senza sapere che ci sono tantissimi generi, ci sono i seinen che sono appunto da adulti con tematiche più importanti, e quindi secondo me molto spesso è anche l'ignoranza che fa poi. Certo. È una cosa nuova che non capisco perché non mi sono informato. E come ad esempio leggo quelli grandi di età e dice: ma io da destra a sinistra non ci riesco. E io dico sempre: guarda che dopo 10 pagine il cervello si abitua e tu non ti rendi più neanche conto che stai leggendo al contrario. Quindi non devi fare uno sforzo, è solo una cosa. E poi arriviamo a Scirocco, che nasce Scirocco è senza. uscito l'anno scorso, Ok. esattamente l'anno scorso, era il 27 maggio dell'anno scorso. Scirocco è forse ad oggi è il libro che ho amato di più fare. Perché c'era sicuramente un'esigenza mia intima di raccontare quelle cose, per cui l'ho un po' usato come lettino dalla lista, dallo psicologo, e mi serviva proprio raccontare delle cose che mi erano un po' rimaste in gola. E quindi è stata una lavorazione parallelamente molto dolorosa, però catartica. È molto piacevole invece dal punto di vista grafico, perché ho proprio trovato una dimensione grafica nella quale mi sono trovato perfettamente a mio agio e della quale miracolosamente sono ancora contento, perché prima E questo dicevo già. l'indomani rifarei tutto, e invece Scirocco continua a sfogliarlo e dire: ma guarda, mi piace ancora, potrei ancora lavorare così. Quindi è sicuramente un libro al quale voglio particolarmente bene, del quale sono soddisfatto una volta Quindi il più tanto. personale? Sicuramente il più personale finora. Ok. Non è una storia autobiografica, però ci ho messo dentro tantissime cose, tantissimi riferimenti alla mia famiglia, alla storia di persone che ho conosciuto. Quindi sì, c'è tanto, tanto di mio. E questa scelta grafica, questa La scelta bicromia. grafica è un po' un modo per. Intanto, vabbè, la bicromia è un po' la mia comfort zone. Mi trovo bene a suggerire il colore senza rappresentarlo concretamente, per cui è più un suggerire l'atmosfera e Un'atmosfera, l'illuminazione esatto. piuttosto che i colori veri e propri. Però il libro si divide in tre macro capitoli di tre colori diversi, e quindi Esatto. il colore, diciamo, rispecchia anche un po' il mood narrativo della parte della storia proprio. Per cui non soltanto atmosfera e luci di un posto, ma anche parte emotiva della storia. Certo. E questo ovviamente tutto in digitale è stato realizzato, perché ormai Tutto in tutto digitale, solo in digitale, sì. esatto. Ma e qui siamo ancora un passo avanti, cioè siamo ancora, ti senti più a tuo agio ancora di più con il digitale, con Scirocco, nel senso hai fatto.
Lo senti più tuo come mezzo, come strumento? Allora, dal 2000, cioè da dopo Basilico in poi, tutti i miei libri sono stati fatti, stati disegnati in digitale. Okay. Digitale non significa fa tutto il computer come si credeva un tempo, ma semplicemente anziché disegnare sulla carta, disegni su uno schermo. E io ogni volta che inizio un lavoro nuovo cerco di darmi un po' dei limiti o comunque dei paletti tecnici, proprio per mettermi alla prova e sperimentare cose nuove. Nel caso di Scirocco ho voluto fare un passo verso un tratto un tantino più istintivo e meno precisino, meno pulito del mio solito. Poi magari è preciso lo stesso, però ai miei occhi voleva essere un tentativo di un tratto un po' più istintivo. Peraltro prima e in parte contemporaneamente lavoravo a Fucking Sakura, il fumetto sul Giappone, che invece è proprio una linea pulitissima, super dettagliato, quindi erano proprio molto diversi da lavorare. E, mi sono dato un limite anche con proprio i materiali che utilizzavo, nel senso che ho disegnato tutto il fumetto con una sola penna, okay, sempre penna digitale, ma una sola, semplicemente variando la misura del pennello in due misure, quindi 20 pixel e 100 pixel. E quindi tecnicamente quindi è stata questa. L'hai usato come se fosse su carta praticamente, sì, senza usare tutti i trucchi, scorciatoie o cose che ti offre il digitale. Sicuramente delle robe che ti aiutano, cioè tipo Clip Studio ha un'opzione che ti dà le linee prospettiche, quindi sì, quelle cose là le uso, certo, e mi aiutano tantissimo. Però diciamo che è un approccio, lo vedo ancora un approccio caldo e vicino alla carta effettivamente. E mi piacerebbe tanto riuscire a tornare a fare un libro interamente su carta. Il problema è che dovendo mantenere dei ritmi di lavoro veloci, non potendomi permettere troppo tempo su un libro solo, è un rischio. Se sbagli su carta devi rifare tutto, o comunque certo, gran parte. Se sbagli in digitale torni indietro ed è fatta. Certo, quindi però ti manca un po'. Assolutamente sì, mi manca tantissimo. Infatti comunque ogni volta che posso disegno a china sui miei taccuini è proprio una cosa che mi rilassa tantissimo, inchiostrare a mano su carta. Prima o poi ci tornerò a fare magari un'autoproduzione, qualcosa di più breve per sperimentare di nuovo una... Cioè magari mentre ti riposi, mentre stai facendo un'altra cosa, quindi probabilmente sarà di tempo così. Potrebbe essere sì, perché insomma è bellissimo, tra l'altro ripeto c'ha uno stile che non pensavo fosse in digitale, e quindi questa voleva essere un complimento, nel senso di si vedeva quella spontaneità che tu dicevi prima, che sembrava più dettata da un tratto a matita o da un tratto manuale che non digitale. Sì, era proprio quello che cercavo, era un certo calore del tratto senza renderlo eccessivamente preciso e freddo. E, peraltro comunque lavoro su uno schermo da 22 pollici, per cui anche la gestualità cioè non lavoro soltanto con la mano, ma spesso lavoro anche col braccio, con la spalla, proprio fisicamente parlando. Certo. Quindi più il gesto è spontaneo, più muovi tutta la spalla e più il risultato è fresco e forse anche diretto rispetto a un esatto, tratto magari più preciso e studiato. Mi piacciono entrambe le cose, però noto che comunque in Scirocco ho trovato proprio una dimensione grafica nella quale mi sento perfettamente a mio agio e dalla quale potrei anche non spostarmi per un po', ecco. E a noi non ci dispiace se non ti sposti, quindi c'è no, ma uso il condizionale perché in realtà l'ho già fatto. Ah, ok, perfetto. Però magari potrei tornare. Dovresti tornare, ecco, esatto. Ma tra l'altro ho letto qualcosa anche recentemente, è stato candidato, c'ha avuto, mi sbaglio, Scirocco? Forse al Comic Con, ho letto qualcosa su Scirocco. No, non ha avuto no? premi. Ma avevo letto qualcosa di, non lo so, qualcuno che ne riparlava, perché insomma è uscito un anno fa, però ho riletto qualcosa. Forse aveva fatto un post, non mi ricordo il suo nome,
Non era Ettore, adesso faccio una gaffe. Comunque, uno dei giornalisti dello Spazio Bianco aveva fatto un post nel quale lo elogiava e diceva com'è possibile che non abbia ancora avuto dei premi. Ah, Ma ok, insomma, perfetto. Allora sì, ecco, sì, allora forse era era quello quello. che sentivo dire del. E quindi se hai detto che ti sei già spostato, vuol dire che c'è già qualcosa di pronto. Pronto ancora no, Vabbè, insomma, però no, in quasi realtà quasi. pronto anche, perché a giugno esce in America l'antologia DC Pride, l'antologia annuale con i personaggi LGBT della DC, e mi hanno chiamato a disegnare una storia che ho fatto a marzo scorso. E anche in quel caso è stata una scommessa perché mi trovavo in Sicilia a casa dei miei e mi sono beccato il Covid. Quindi l'ho fatta praticamente mentre ero in quarantena su un iPad da 11 pollici, con tutte le difficoltà che questo comporta. Però è stato molto bello perché è stato un lavoro di team veramente piacevole. Sia lo sceneggiatore che l'editor sono stati super carini, mi davano feedback continui. È stato veramente bello lavorare con loro. Infatti spero che ci siano altre occasioni. E come è arrivata questa collaborazione, cioè questa chiamata? Mi hanno cercato loro, nel senso che Greg Lockhart, lo sceneggiatore, mi conosceva già, ci seguivamo sui social, apprezziamo il lavoro l'uno dell'altro. Lui in realtà ha lavorato tanti anni come editor, però adesso sta iniziando a scrivere dei libri. E quindi mi ha proprio cercato lui e mi ha proposto l'editor che si chiama Andrea Scia, super carina, è stata molto entusiasta di avermi a bordo. Ripeto, è stato veramente un lavoro di squadra bellissimo, proprio un darci energie positive a vicenda che in quel periodo peraltro mi servivano, perché insomma Esatto. non stavo benissimo, quindi bello bello. E poi adesso in realtà sto lavorando anche a Simulacri, che è una miniserie per Bonelli, anche lì con un team di autori che poi sono tutti amici. E quindi Jacopo Camagni, Marco Bucci, Leonora Caruso e Flavia Biondi. Ok. È uscito un assaggio qualche mese fa per il Free Comic Book Day. Sì. Che Non so ancora quando è prevista l'uscita, però insomma non siamo a mi buon ricordo, ma punto era, con la si lavorazione. parlava di formato Bonellide o è da libreria? Da libreria, ok, quindi come Sì. dice Il Ottobre, formato sarà quello Confine. del Confine, per intenderci, Ok, la stessa collana. esatto, sì. La K11, stessa eccetera, collana. eccetera, sì. Ok. E lì, anche lì graficamente mi sono, diciamo che mi sono spostato leggermente da scirocco, nel senso che sto usando dei mezzi toni che sono a matita. La matita è sempre digitale, ma comunque c'è una lavorazione di questo genere. E adesso sto lavorando ad un'altra cosa, a un altro libro che devo consegnare entro luglio, del quale ancora non posso dire nulla, però dico solo che Ok. per la Francia è Ah, per un quindi questo è nuovo solo per editore. la Francia. Ok. Solo per la Francia, cioè Cioè, è poi magari commissionato da un arriverà. editore E francese, certo, ma poi insomma, magari arriverà poi anche in vedremo Italia. se arriva E anche in Italia. certo. E certo. Beh, pensavo, wow, cioè già solo queste, le ultime quattro cose, da Scirocco, la DC e il Bonelli, cioè stai esplorando quattro mondi abbastanza diversi. Diversissimi, sì. Esatto. E com'è Ma è una cosa che stimolante? mi diverte un sacco, cioè. Anche da fruitore, io sono uno abbastanza discontinuo, cioè discontinuo nel senso che mi piacciono tante cose diverse, per cui anche nel lavoro mi piace lavorare a cose diverse, anzi, pur volendo continuare a raccontare storie intime, raccontare il quotidiano, mi piacerebbe anche un po' divertirmi con un po' di azione, scazzottate. Infatti, la storia per la Certo. DC è stata super divertente per questo, perché un po' di azione ogni tanto Certo. mi piace, mi diverte. Certo. No, però a me fa piacere poi quando un artista poi si misura su campi diversi in modo da vedere poi come influisce su quei. Quindi vedere te su un volume Bonelli mi fa. Sono proprio curiosissimo, insomma, nel senso vedere come interagisci con un modo di narrare. Che magari non è proprio uguale al tuo. Sì, io sono allo stesso tempo eccitato e spaventato. Spaventato perché il formato grande comunque mi incute un certo timore. Quindi tra Bonelli e la Francia
Insomma, staremo a vedere come vengono in stampa questi Vabbè, libri. sì, è un po' più grande di Scirocco, cioè siamo lì, una volta che uno ha fatto. Beh, è un bel po' più grande di Scirocco, perché Sì, è più però grande di una insomma. 4 praticamente. Sì, però uno non deve guardarlo così, deve guardare un pochino più largo, un pochino più grande. Però insomma, quando uno gli ha preso le misure, poi secondo me poi funziona alla grande, insomma. No, sono molto contento perché, ripeto, vederti all'opera su varie cose, secondo me per noi è molto bello. Almeno io, per me, io sono molto cioè io ti vedrei pure su un Color Fest di Landog, per esempio, non lo so, visto che sperimenta tantissimo. Invece vedo che molto spesso quando esce un Color Fest la gente lo massacra perché è stato sperimentato tantissimo. E invece io lo trovo, cioè, ho detto forse la testata più bella di Bonelli in questo momento, Sono d'accordo, sono perché d'accordo. trovi autori che non ti aspetteresti mai, stili grafici completamente diversi. E No, no, no. quindi, non so, io sono per la sperimentazione, sono per le commistioni, per le contaminazioni, quindi Anch'io assolutamente. concordo. Quindi assolutamente sono felicissimo di queste tue cose. E Poi, peraltro, il niente. fumetto con Bonelli sarà disegnato parte da me e parte da Flavio Biondi, per cui ci sono proprio due dimensioni narrative parallele e ognuno di noi ne disegna una. Quindi, insomma, sarà curioso anche vedere questo parallelo tra i due stili grafici, che sicuramente si parlano, insomma, non sono due mondi Certo. totalmente distanti, però sono sempre due diversi. Che è bravissimo. Sta facendo un lavoro veramente notevole, No, no, è anch'io, veramente. Poi devo dire che Bonelli sta tirando fuori delle serie. Ci sei ancora? Perché io ti vedo, cioè, ti vedo un po' frizzato. Aspetta, perché non ti sento. No, adesso che c'eravamo arrivati. Eravamo addirittura. Aspetta. io ti sento e ti vedo. Ok, ma allora probabilmente seppure mi dà. Ah, no, ok, mi dava la tua leggermente gialla, arancione, come se fosse, cioè, se fosse stato un abbassamento leggero di linea. Però se tu mi vedi e mi senti, insomma, No, a me ci. non è successo nulla. Ok, ci siamo. E quindi dicevo, no, Bonelli tra l'altro sta tirando fuori dei prodotti K11, 10 ottobre, a livello editoriale, a livello grafico, a livello è veramente di alto livello, quindi insomma. Sì, paradossalmente ha questa crisi delle edicole, quindi ha alla necessità di ripensare i loro prodotti, sta venendo fuori un po' di fervore creativo, quindi bene così. Esatto, è un'altra serie da seguire con molto interesse, insomma. E, io ti ringrazio enormemente per la disponibilità, per la pazienza, anche Ma per tutto figurati, grazie a te. il problema tecnico iniziale, insomma, quindi ti faccio ancora i complimenti. Io ti ho detto, sono sincero, io sono arrivato a pagina 5, 6, già me aveva preso, però poi dovevamo registrare, quindi poi adesso me lo divorerò, però l'ho sfogliato e ci sono è affascinante proprio come graficamente è affascinante, e quindi poi la storia ancora non l'ho letta, però graficamente è molto affascinante perché poi si passa appunto dalle vignette molto, molto intuitive, molto, molto istintive, come dicevi tu, a delle altre vignette che tu ti fermi a guardare tutti i particolari e tutte le cose e rimani affascinato dal dettaglio, insomma. Quindi c'è questo mix che è molto, molto bello. E quindi io ti faccio in bocca al lupo per tutto quello che sta arrivando e che arriverà. Viva il lupo. Sì, e grazie mille, grazie davvero. È stato un Grazie a piacere, te, Massimo. Manuel. A presto.